La tipologia di firma digitale Envelope comporta la creazione di file firmati al cui nome viene aggiunta un'estensione P7M ad ogni firma apposta. Nel caso un file sia firmato da tre soggetti, troverai pertanto un file il cui nome è composto da tre estensioni P7M. Per attivare la funzione di firma Envelope ad un file già firmato in modalità CADIS con Aruba Key, seleziona e trascina il file già firmato sopra il pulsante Firma della barra degli strumenti e rilascialo sopra il pulsante Firma Envelope. Attendi il recupero delle informazioni relative ai certificati contenuti nella Smart Card. Dalla schermata che appare, seleziona, mediante l'apposito menu a tendina, il certificato per la firma digitale in formato nome e cognome. Inserisci il PIN di protezione della Smart Card. Dal campo Salva come, verifica che il percorso utilizzato per salvare il file firmato sia quello desiderato, altrimenti dal pulsante indicato selezionane uno nuovo. Puoi scegliere se cifrare o meno il documento al termine della firma. Ti basterà abilitare il checkbox indicato. La cifratura di un file consente la protezione del file stesso trasformandolo in un documento non immediatamente leggibile. Una volta cifrato, il file può essere aperto esclusivamente con chiave pubblica, anche in caso di successiva scadenza del certificato, e può essere visualizzato e decifrato dal destinatario indicato in fase di cifratura stessa. Dall'apposito menu a tendina seleziona il tipo di firma, busta crittografica P7M CADES. Procedi al passaggio successivo. Mediante il pulsante Apri documento, verifica il contenuto del documento. Poi dichiara di aver preso visione del documento e di essere consapevole della validità ai sensi di legge della firma apposta. Clicca su Next per procedere. Attendi qualche istante. Al termine dell'operazione si visualizza la seguente schermata che notifica la corretta firma del file e da cui è possibile, cliccando sul nome del file, verificare la validità legale del certificato. Infine clicca su Finish per chiudere la schermata. Il documento viene salvato nella cartella indicata in fase di firma. Per firmare più documenti contemporaneamente con Aruba Key dovrai utilizzare la stessa procedura di firma di un singolo file. Ti basterà selezionare il gruppo di documenti presenti all'interno di un'intera cartella e procedere come mostrato nel video. Thank you.